Bene, siamo qui con Roberto Di Pietro, al Mondo in Parole e Regola d'Arte. Ci ha letto un racconto molto bello di Buzzati. Purtroppo la connessione è saltata, e allora vuoi in poche parole, Roberto, sintetizzarci ciò che hai letto, che purtroppo i nostri ascoltatori non potranno sentire a causa di questi problemi che purtroppo abbiamo sulla piattaforma da un po' di tempo. Non so proprio cosa più fare, perché ecco, se gentilmente puoi Sì, allora riassumerci. intanto ho letto La fine del mondo, che è il quindicesimo racconto di questa raccolta di racconti pubblicata dagli Mondadori nella collana degli Oscar, che è 60 racconti si intitola, e dicevo che di Buzzati, Dino Buzzati, che è stato un grandissimo giornalista, oltre che un grandissimo scrittore, premio Strega, corrispondente inviato del Corriere della Sera, giornalista, scusate, del Corriere della Sera, Buzzati è stato sempre un po' associato alle tematiche kafkiane, no? Per questo suo mettere in relazione i due mondi, la realtà e l'irrealtà, il possibile e l'impossibile, il verosimile con il grottesco. In questo racconto, La fine del mondo, lui immagina che a un certo punto in cielo si venga a formare un agglomerato tetro, cupo, che non è una nuvola, ma è la mano di Dio che si stende sul mondo e sta per chiamare praticamente il giudizio universale. A quel punto le persone si dividono in due categorie. La maggior parte vuole cercare di espiare i propri peccati, vuole cercare di andare nelle chiese, cercare un prete, eccetera, eccetera. Altri invece ne approfittano perché è l'ultimo giorno sulla faccia della terra e quindi si accoppiano sui prati liberamente davanti a tutti. Due preti hanno la loro rivalsa nei confronti delle persone perché dicono: fino a prima eravamo noi quelli stupidi, adesso noi invece probabilmente siamo salvi e voi invece vi dovrete, dovrete vedere con il giudizio universale. In questo clima le chiese vengono prese d'assalto. Prete viene scovato per strada e viene messo praticamente dentro un'edicola a fare da confessorio e quindi via via tutte le persone vanno a confessarsi e questo prete le confessa, li assolve a un certo punto, poi a un certo punto il prete stesso come dire, è in preda alla paura di non essere salvato e lui stesso dice: a me, io vi assolvo, ma a me chi mi assolve? Allora, dicevamo con Massimiliano, le tematiche interessanti di questo racconto sono tre: intanto la scrittura meravigliosa, breve e senza nessun tipo di elemento, come dire, nessun tipo di elemento ridondante di Buzzati. Poi c'è il fatto che gli uomini c'è questa visione del